Via! Sestiere di Porta Fili Amabili vince il palio della 28esima giostra cavalleresca di Sulmona. Il cavaliere faentino Marco Diafaldi regala ai giallo-azzurri l'ottavo palio che arriva dopo 12 anni di attesa. Diafaldi ha battuto in finale il borgo di Santa Maria della Tomba in gara con Mattia Zannori. Due botte, 6 punti ed un tempo di 29,72. Vince la 28esima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona il sestiere di Porta Fili Amabili. Una grande vittoria, una bella vittoria come tutte le altre. La dedico alla mia squadra, sono bravissimi. È la sesta vittoria questa, giusto? È la sesta vittoria. La sesta vittoria. Sì, una grandissima vittoria, tanto attesa. Sono passati 10 anni dall'ultima, non vedo l'ora di festeggiare. Nonostante il gran caldo, ricchissima la cornice di pubblico in ogni angolo del centro storico di Sulmona. Grande l'accoglienza e l'abbraccio della città per la regina Adriana Volpe. Veramente tanto pubblico. Già qui all'Annunziata si vede il calore che ci riserva ogni anno, quindi speriamo anche all'interno del campo. Una presenza d'eccezione. Certo, Adriana Volpe ma come madrina. La vediamo qui all'Annunziata con un abito veramente spettacolare. Che emozione, innanzitutto. Onorata, privilegiata di rappresentare un evento così importante. La città lavora un anno intero per realizzare questi 2 giorni di giostra. E sono veramente felice di farne parte, di essere parte integrante di un evento che ormai è rinomato in tutto il mondo, quindi non solo in Italia ma in tutto il mondo. E sono, guarda, mi dovrebbe sentire il cuore, batte fortissimo. Per la prima volta ho indossato un abito così prezioso e quindi vi ringrazio perché per me è veramente un privilegio essere qui con voi e vivere questi 2 giorni straordinari. Tantissima gente oggi, è anche una bellissima giornata per noi, la temperatura è anche particolarmente mite ed eccoci qua, vedo che oggi c'è stata veramente tantissima gente, tantissima affluenza, per cui siamo felicissimi. E vince il palio.